Per l'umanità ferita e fragile di oggi, tra la miseria culturale che si respira, c'è un tesoro infinito racchiuso nella persona di Cristo. E il peggior nemico della Chiesa oggi è il nostro essere tiepidi anziché infuocati per lui, la mediocrità fatta sistema. A Firenze parla per ultimo il presidente della CEI, il cardinal Bagnasco, col non facile compito di tirare le somme del convegno ecclesiale. Nuovo umanesimo in Gesù Cristo, spiega, è radicarci in Lui, altrimenti anche Dio diventa un'ideologia. E non c'è riforma della Chiesa che tenga. Quanto all'uscire, prima delle ormai famose cinque vie del convegno, ci vuole il coraggio dello sperimentare, come vogliono soprattutto i giovani. L'annuncio di Cristo, punto 2, sia esplicito, altrimenti rimarrà sterile. Poi 3, abitare, questione, dice, di mantenere un sano contatto con la realtà. E qui commenta per inciso. Nel contempo, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, ribadiamo che l'impegno del cattolico nella sfera pubblica deve testimoniare coerenza e trasparenza. Non mancano un cenno allo stile sinodale del convegno, fatto di ascolto, pazienza, apertura, da portare ora ognuno nella propria chiesa, e un grazie a Francesco per il suo intervento di martedì. A lui la Chiesa italiana vuole riaffermare affettuosa vicinanza e operosa dedizione. Infine un confronto con la stampa, non solo sui temi del convegno. Vedi lo scandalo dell'abate di Montecassino, che avrebbe rubato e dilapidato 500.000 euro. Dolorosa, dolorosissima la situazione che anch'io ho letto qua e là in questi giorni. Ma oltre a queste ombre ci sono tante luci. La luce di tanti ministri di Dio, consacrati, religiosi e religiose. Ecco, che veramente danno esempio di fedeltà alla propria vocazione, di dedizione alla propria gente, ai propri compiti, ai propri doveri.